La premiata ditta Sivilla Pera non tradisce mai. Attribuire però i meriti del successo contro il Pineto ai due bomber giallorossi sarebbe riduttivo rispetto ai meriti di una squadra che ha offerto una prestazione quasi impeccabile, concedendo pochissimo al Pineto, giocando con raziocini e lucidità e colpendo quando si doveva colpire. Collettivo insomma attento, giudizioso, forse un po' timido nella prima frazione, ma essenzialmente per una sana diffidenza nei confronti di un avversario insidioso e che disponeva di molte frecce al suo arco. Piangiarelli si è guadagnato la pagnotta con un ottimo intervento su Massa quando comunque il verdetto era già ben che delineato. L'area canatese quindi approda alla finalissima playoff, una nuova perla in una stagione che resterà comunque memorabile, con l'obiettivo ora di mantenere alta la concentrazione nella lunga marcia che separa Nodari e compagni dalla sfida di Matelica. Sentiamo Marco Alessandrini. Marco Alessandrini, la partita quasi perfetta, forse anche senza quasi. Abbiamo vinto una semifinale playoff, è sempre una partita difficile da interpretare, da affrontare, perché si viene da un lunghissimo campionato dove ha tolto tantissime energie, ritrovare la mentalità e la testa non è mai facile, ed è per questo che mi sento di dover veramente ringraziare tutti i giocatori, tutti i componenti, tutti i collaboratori. L'ho già fatto personalmente prima della partita, però penso che sia giusto, perché hanno condotto un campionato importantissimo, oltre alle aspettative, tra mille difficoltà, perciò essere arrivati in finale penso che è un giusto premio a tutto quello che abbiamo fatto. La premiata ditta per la Sivilla non smentisce mai? Ultimamente avevamo segnato di meno, però si sa che poi quando è il momento giusto sono giocatori che difficilmente mancano all'appuntamento, e sono stati due componenti fondamentali, però c'è da dire che tutta la squadra anche oggi ha giocato con il giusto atteggiamento dopo un inizio dove sicuramente non dovevamo rischiare più di tanto, però poi siamo usciti, abbiamo avuto anche delle buone una buona opportunità nel primo tempo con la traversa di Sivilla, però era una partita difficilissima, perché poi se si subiva un gol poi magari erano problemi, però comunque la squadra ha giocato per vincere, ci è riuscita e ne siamo veramente soddisfatti. Ha giocato per vincere anche rischiando il minimo sindacale, no? Rischiando abbastanza poco contro una grossa squadra. Ma fa parte un po' della nostra filosofia, del nostro modo di giocare, di stare in campo. Noi affrontiamo sempre le partite cercando di vincere, altre volte non ci siamo riusciti in settimane. Settimana l'avevo detto, sì, abbiamo fatto molti pareggi, però tutti i pareggi erano scaturiti da partite in cui avevamo provato e probabilmente meritavamo di vincere. Perciò già questo fatto è la cosa più positiva, perché ci doveva confermare che abbiamo un'identità di squadra, un gioco di squadra, e quando si hanno queste caratteristiche poi i risultati sono una conseguenza. Senti, adesso il Matelica è impegnato nella finale di Coppa Italia, quindi probabilmente ci sarà una sosta abbastanza lunga, forse una quindicina di giorni. Questo è un problema, perché già questa settimana non era facilissimo tenere i giocatori con la testa, però insomma è anche una finale è sempre un obiettivo prestigioso, noi l'abbiamo raggiunto e in qualche maniera sono convinto che saremo in grado di onorarlo nel migliore dei modi, come abbiamo sempre fatto. La cronaca, il tecnico opta per l'inserimento di Giaccaglia nell'undici iniziale, l'avvio è di studio reciproco e controllo da parte delle due compagini che d'altronde si conoscono a menadito. C'è un lampo abruzzese con Marianeschi che prova la battuta da lunga distanza con una parabola a scendere che sfiora la traversa. Poi si arriva al 24esimo quando su cross di Giaccaglia c'è una conclusione al volo di Borrelli, che però risulta debole e non crea problemi a Remo Amadio. Poco dopo la mezz'ora fuga di Marchetti sulla destra, traversone verso Sivilla, il cui colpo di testa incoccia sul piazzato e fortunato della Quercia. Al 37esimo lo stesso Sivilla va vicinissimo al gol, riceve un pallone in piena area da Monti, evita un avversario e di destro colpisce in pieno la traversa. Riprese, sono ancora i giallorossi a fare il match. Borrelli prova a sorprendere Amadio dalla bandierina del corner e per poco non ci riesce. Al 22esimo la gara si sblocca, Lunardini rimette in area, l'inzuccata di Esposito si trasforma in un assist per Sivilla che batte il portiere da pochi passi.
I padroni di casa sono in controllo e sfiorano ripetutamente il raddoppio. Gran giocata di Borrelli, assist al bacio per Pera che trova sulla sua strada un superlativo Remo Amadio. Borrelli è in stato di grazia e cerca di concretizzare una ripartenza velocissima, ma la sua conclusione lambisce il montante. Il Pineto si fa vedere con un assist di Fratangelo per Ciarcelluti, il quale appena entrato ciabatta fuori la conclusione. Ed allora arriva il raddoppio, ottimo pallone di Senigallesi per Pera, Amadio sbaglia l'uscita ed il bomber insacca con assoluta facilità. Non c'è davvero più storia, l'area canatese sfiora il tris con Borrelli che serve un assist a Pera il cui tiro al volo termina di poco a lato, prima della conclusione di Massa deviata in angolo dal portiere. Applausi per il Pineto da parte dei suoi tifosi, standing ovation per l'area canatese, al grido di "Vi vogliamo così", una squadra che appare in salute e niente affatto sazia dopo 40 partite ufficiali, giocando con determinazione la testa giusta, le potenzialità dei giallorossi non sono seconde a nessuno. Le conclusioni del grande ex Daniele Amaolo, da 3 anni sulla panchina del Pineto. Daniele Amaolo, una partita che non scalfisce, no, la vostra splendida stagione, splendida non so se è un aggettivo esagerato, comunque sicuramente molto positiva. Sì. Sicuramente un'ottima stagione, abbiamo riconfermato i playoff per il secondo anno consecutivo, non è facile, è un campionato difficile come era quello di quest'anno, 20 squadre, tante partite, abbiamo avuto qualche problema in corso, però la squadra si è ripresa sempre e anche di fronte a qualche infortunio importante siamo andati avanti, abbiamo centrato l'obiettivo. È un campionato dove magari era scontata la vittoria del Cesena, così è stato. Il Mateli che gli ha tenuto testa avrebbe meritato senz'altro salto di categoria per quello che ha fatto. E noi sicuramente qualcosina abbiamo lasciato per strada. Se faccio un'analisi quanto riguarda la nostra squadra, ho fatto una considerazione che nell'arco dei turni infrasettimanali forse noi abbiamo un rendimento peggiore di tutta la squadra in 8 partite, perché abbiamo giocato un turno infrasettimanale con recupero con il Matelica, abbiamo fatto soltanto 3 punti. Questo lo dice tutto, poi ecco, sulla difficoltà di un campionato così impegnativo, 20 squadre, e bisognava avere un organico ampio con varie alternative, e noi abbiamo pagato sicuramente qualche infortunio di troppo nell'arco dell'annata, però come hai detto siamo soddisfatti di aver centrato i playoff, perché avevamo l'organico di poterlo fare, non è mai facile farlo, l'abbiamo fatto, anche oggi abbiamo giocato la partita a viso aperto, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, l'episodio ha deciso fuori dalla recanatese, però sicuramente abbiamo dimostrato il valore in campo nell'arco dei 90 minuti. Il Pineto è notoriamente un'ottima società, anche ambiziosa, tu resterai? Ma adesso è presto, forse in settimana mi vedrò con la società, poi vedremo il da farsi. Un giudizio sulla Recanatese, la soffrite un po' poco, no Daniele? 3 partite, 3 sconfitte. Sì, ma la Recanatese, avevo detto anche ai ragazzi, non è che l'abbiamo sofferto noi, è l'unica squadra che ha battuto 2 volte il Cesena, 2 volte il Matelica, la terza volta che batte noi, quindi avevo detto ai ragazzi che la Recanatese per me è una delle squadre più forti di questo campionato, ha raccolto meno e forse ha pagato anche i tanti pareggi nell'arco del campionato, forse dovuti anche a questi turni infrasettimanali, perché l'organico non aveva alternative importanti per poter competere per un campionato di vertice, però i 3 giocatori davanti in 3 hanno fatto 50 gol, quindi è una forza importante in questa categoria e sempre si può fare qualcosa di più, però primo anno che c'entrano la finale playoff, quindi un plauso a questi ragazzi, allenatore, alla società che hanno raggiunto un obiettivo importante, storico per la società di Recanati.